Sanremo. Ma come faccio a stare lontana da lui? Marco Mengoni! Noi abbiamo deciso di essere due vite attaccate così. Due vite? Così ci scaldiamo. Allora, ci eravamo incontrati l'altra volta nel 2013. Come procede? Sei un po' più rilassato in questo Sanremo? Come procedono gli anni? Come sono proceduti gli anni? No, sto... La godi? Sto tranquillo, sto cercando di concentrarmi sul divertimento. Sul divertirmi. Tipo, basta. Che cosa hai fatto in questi giorni che ci puoi raccontare? In questi giorni sono stato molto a casa perché è arrivato un po' questo sinusite, raffreddore, proprio esattamente i giorni prima, da copione proprio. E quindi sono stato molto tranquillo a casa. Sono arrivato, a differenza dei miei colleghi, con un giorno di ritardo qui a Sanremo e adesso si va in discesa. No, sì. Dai, sono contento. Tu lo sai che tutti continuano a dire, secondo noi Marco, dai, tu fai un nome, che così... Ma non so, cioè, se il nome è un artista che vorrei vedere sul podio come vincitore, cioè per amicizia, per stima, eccetera eccetera, o quello che sentono gli astri. Fai tu gli astri, non so, mi piace questa cosa. Mi connetto. Connettiamoci. Ci metto un po', perché io ancora Ethernet vado. No, non lo so, io sarei molto felice se vincesse Giorgia, che abbiamo appena salutato. Sarei molto felice se vincesse Elodie. Sarei molto felice se vincesse Con la pesce di Martino. Insomma, hai tanti Madame. Amici che partecipano. Sì, è quello il problema. Torniamo a te, sei un bravissimo cuoco. Hai fatto addirittura una cena con il tema verde, così scrivono i giornali. Sì. Ma scusa, ma quando è che ci inviti? Ma quando volete. Quando mi danno tempo per stare un po' in cucina e spadellare un pochino, io invito tutti. Ma è tipo, adesso si sta quasi avvicinando, dicono, no, la primavera. Sì. Che cosa consiglieresti, che cosa faresti qui a Sanremo? Allora, devo dire che io faccio tutto quello che è un po' piatti tradizionali. La pasta? No, delle cose magari nella mia zona si fa molto a primavera, quando iniziano comunque ad arrivare i primi pomodori buoni. Di stagione si fanno i pomodori col riso, cioè si svuota il pomodoro con riso dentro e le patate. Io credo che sia molto buono. Però c'è una cosa che da noi cresce, diciamo, libera, che è la mentuccia, che non è la menta. Ci si mette anche la mentuccia dentro. Quello è per forza ci si deve mettere. Quindi è un po' difficile farlo in altre regioni. Potete farlo nel Lazio. Potete andare nel Lazio e... Senti, torniamo a Sanremo. Può essere che la tua esibizione sia l'essenziale per riprendere una tua canzone? Cioè proprio tu sul palco, la tua voce, le tue parole, un faro che ti illumina, se vuoi due? Oddio, se devo parlare di me, della mia persona, le cose più semplici e essenziali sono quelle che poi mi emozionano di più e che mi colpiscono di più, quindi tendo sempre a viaggiare su questa linea d'onda. Quest'anno, dato che ho detto che sarà il mio Sanremo del divertimento, ho un po' osato. Ma mi lasci così? Non puoi dire altro? No? No, diciamo che ovviamente fa tutto parte di un... cioè anche la parte estetica ovviamente è legata al pezzo, a questi richiami che abbiamo messo all'interno dell'arrangiamento, della produzione, che sono un po' fine 80-90, quindi ho legato a questo tutto anche il fattore estetico, che è sul palco e ai vestiti stessi, quindi... Però si devono vedere, cioè è un po' difficile... Da spiegare. Sì. Allora, invece ci concentriamo sulla serata delle cover del venerdì, lì veramente, pelle d'oca, un capolavoro unico.
Eh sì, no, più che altro è confrontarsi con un pezzo come quello che io non ritengo neanche una canzone, sai? Cioè, per me è un po' un qualcosa di, non so, di spirituale, è un inno assoluto, cioè l'inno poi è il motto che ho in tutta la mia vita, cioè let it be, ad andare avanti, a lasciare andare, no? quello che è stato, e quindi a cercare di andare avanti. Vedremo anche lì, sarò accompagnato da un bel po' di persone sul palco, quindi non mi sentirò solo nell'affrontare quella serata e nell'affrontare questo pezzo, e devono ancora arrivare, credo che siano a momenti, anche perché dobbiamo provare. Allora, prima di salutarci, sei sempre meraviglioso come sempre. Ma no, se vuoi star qua per cucinare, te l'ho detto, io sono negata. Avete una cucina? Dunque sì, qua nella villa ce l'abbiamo la cucina. C'è stato in questi 10 anni un pezzo che hai detto, questo potevo portarlo a Sanremo? Mio? No, guarda, di qualcun altro, di uno che passava. Sì, l'ho pensato una volta in particolar modo. L'ho pensato con un pezzo che non è neanche uscito come singolo, che è Proteggiti da me. E lì un po' mi sono morso la lingua. Vabbè, dai. No, ha fatto il suo decorso, ovviamente è un pezzo molto importante per quanto riguarda tutta la parte di live. Però sì, avrei potuto. Perché non ci hai pensato, Marco? Le canzoni partono così, fanno dei giri e dopo... E poi ritornano. Marco, grazie in qualche mille modo di essere stato con noi qui a Radio Bruno. Grazie a voi. Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo.